Ai confini della Val di Noto, nel cuore della Sicilia, si eleva sul Monte Xibet Calascibetta, un luogo dove incontri la storia, l'arte, l'archeologia, la cultura, le tradizioni. La cittadina vanta numerosi ed importanti siti archeologici, ma ancora oggi è una perla sconosciuta della Sicilia. La città è nota per essere stata, nei secoli scorsi, una delle 42 città demaniali del Regno di Sicilia. Essa fu anche una delle 57 comunità ebraiche di Sicilia, oltre che sede della seconda Regia Cappella Palatina della Sicilia. Calascibetta, città di origine araba, è formata da due parole che compongono l'attuale nome, Calat e Xibet, proprio arabe doc. E la città si trova al centro della Sicilia, in provincia di Enna, 880 metri sul livello del mare, facilmente raggiungibile con l'autostrada A19 sia da Catania che da Palermo. Siamo a 75 km dall'aeroporto di Catania, a 130 dalla città di Palermo, dall'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. La città ha origine, dicevo, arabe, ma si sviluppa successivamente con i Normanni. Ruggero d'Altavilla, il conte Ruggero, fu il liberatore della Sicilia dagli arabi e a lui sono dedicate la strada principale della città, appunto via Conte Ruggero. Successivamente arrivano gli aragonesi, con Pietro II d'Aragona in particolare, che costruisce la Regia Cappella Palatina del 1340, che viene elevata appunto due anni dopo a questo ruolo importante, che infatti è la seconda Cappella Palatina della Sicilia. I primi insediamenti umani nel territorio di Calascibetta risalgono al periodo preistorico e sono testimoniati dalla presenza di numerose necropoli in cui i reperti archeologici costituiti da vasellame, fibule in rame e altri monili sono tuttora conservati nei musei di Enna e Siracusa. La necropoli di Re Almese del IX e VI secolo a.C., di tipo pantalicano, caratterizzata da 288 tombe a grotticella, è la prova evidente che Calascibetta è stato un luogo abitato da millenni. Nel periodo bizantino è testimoniato dalla presenza nel territorio di numerose chiese rupestri ed altre testimonianze rupestri per usi civili. Troviamo a Calascibetta, nel centro della Sicilia, in provincia di Enna, e all'interno del villaggio bizantino. I bizantini arrivarono in Sicilia con la loro conquista nel VI secolo d.C. e trovarono questo luogo particolarmente interessante perché vicino a fonti d'acqua e riparato dai venti prevalenti della zona, e per cui i loro ricoveri sono stati, come dire, per secoli utili, tant'è vero che si sono utilizzati fino ai giorni nostri, poi in modo improprio, con il ricovero di animali. All'interno del villaggio bizantino troviamo degli ambienti per gli usi civili, le abitazioni,
di cui alle mie spalle abbiamo un esempio, che potevano trovarsi anche a piani diversi, come il caso nostro che si trova al primo piano. Abbiamo anche altri locali adibiti a stalle, a magazzini, e quindi c'è anche un uso civile dell'intero villaggio. Quindi ci sono gli ambienti religiosi come le due chiese. Gli ambienti civili costituiti da abitazioni, stalle e magazzini sono articolati su diversi piani, tra cui una che abbiamo alle mie spalle è un'abitazione al primo piano. Si vede la scala che portava appunto a questi ambienti. Nello stesso tempo abbiamo le stalle, i magazzini che sono serviti anche fino ai giorni nostri, tanto è vero che il sito è stato utilizzato per ricovero di animali, ma era stato utilizzato anche in precedenza, addirittura dal 2000 a.C. ci sono insediamenti appunto riconducibili a quella data. E nello stesso tempo si sono sovrapposte varie civiltà che ne hanno, come dire, aumentato l'interesse, che è ancora in corso di studio. E non c'è una presenza vera e propria di affreschi nelle grotte, anche perché poi qualche traccia così nel tempo si è danneggiata, per cui oggi non possiamo più verificarne l'esistenza. E sceglievano questi spazi così un po' particolari, arrampicati sulle montagne per difendersi così dagli avversari che potevano arrivare sul fondovalle per poter vedere meglio quello che succedeva sul fondovalle. E ne abbiamo riscontrati, dicevo, 5-6 nella nostra area. E un po' qualcuno si assomiglia a quello che abbiamo visto nel nostro villaggio, quello particolare col tetto a doppio spiovente. E ne abbiamo un'altra che sembra uguale, incontrata a Gazzana. Calascibetta è stata caratterizzata dall'alternarsi di dominazioni francesi, aragonesi, austriache, borboniche, piemontesi, testimoniate da opere d'arte e monumenti visibili in tutto il territorio. Le grotte di Via Carcere, composte da numerose grotte e caverne comunicanti tra loro e scavate interamente nella roccia, testimoniano la presenza di un'antica civiltà troglodita presente nel territorio. La storia più recente coincide con l'arrivo degli arabi sul Monte Xibet nell'anno 851, seguita dalla liberazione della città da parte dei Normanni con il conte Ruggero d'Altavilla nel 1062. Oggi ne costituisce una testimonianza la torre normanna edificata nel 1079 e conosciuta anche come Torre Campanaria di San Pietro. Ai Normanni seguirono gli Aragonesi, con il re Pietro II d'Aragona, il quale nel 1340 fece edificare la Regia Cappella Palatina, la seconda della Sicilia, e che oggi è probabilmente il monumento più importante di Calascibetta. La chiesa ha le caratteristiche dell'architettura religiosa urbana delle grandi cattedrali di Sicilia, la cui pianta si sviluppa a forma basilicale. Oggi, dopo numerosi rimaneggiamenti, si presenta a tre navate e può essere considerata tra le maggiori espressioni dell'arte catalana in tutta la provincia di Enna. Thank you.
La chiesa sorge sui ruderi del vecchio castello Narco, residuo di un fortilizio arabo venuto alla luce dopo i recenti restauri. Al suo interno è possibile ammirare, oltre alle numerose tele, alcune delle quali raffigurano il conte Ruggero d'Altavilla, una fonte battesimale del Cinquecento, in marmo bianco, realizzato dalla famiglia Gagini. Molte delle opere appartenenti alla Regia Cappella Palatina ed altre chiese di Calascibetta sono conservate nel Museo Diocesano di Caltanissetta. Calascibetta offre al visitatore un itinerario culturale, archeologico, monumentale particolare. Infatti, grazie al suo passato storico, ha la possibilità di far vedere opere d'arte che vanno dalla scultura alla pittura e dal 400 in poi, dal 1400 in poi, e monumenti che sono appunto dal 1409, come la chiesa di Sant'Antonio Abate, alla cappella, Regia Cappella Palatina, costruita da Piero II d'Aragona e che si presenta in stile gotico aragonese nella parte alta della città, è edificata sopra un fortilizio arabo, il Castello Marco appunto, di cui si possono ammirare le vestigia. All'interno racchiude diverse opere d'arte, in particolare spiccano fra gli altri tre pittori, uno del 600, 1600, Gianforte Lamanno, pittore catanese, e gli altri due sono Francesco Sozzi, 1783, e Ludovico Sfira, che ha lasciato cinque tele intorno al 1771. Molto interessanti da visitare all'interno della città sono anche il quartiere ebraico. Il santuario della Madonna del Buon Riposo del XX secolo e le numerose chiese ed opere d'arte cosparse per tutto il territorio.
L'economia del comune di Calascibetta si basa in maniera principale e preponderante sul terziario. E perché di fatto molta della popolazione in attività lavorativa svolge un lavoro presso il vicino comune capoluogo, la città di Enna. Ma a parte il terziario, che impegna la maggior parte dei nostri concittadini, vi sono delle percentuali abbastanza elevate di attività nel mondo agricolo e in particolare nella diciamo così, attività degli allevamenti di ovini, ovicaprini e in particolare anche di bovini. E quello che in particolare è da evidenziare sono delle attività relative allo sviluppo di un prodotto di nicchia che è il piacentino ennese, che è di fatto prodotto da un'azienda DOC xibetana, quindi che è strutturata nel comune di Calascibetta e che esporta questo prodotto piacentino ennese in Europa ed in tutto il mondo. E questo è un motivo di grande orgoglio e di soddisfazione di avere questa azienda che produce questo prodotto. La storia, la cultura e la tradizione di Calascibetta non si fermano solamente ai monumenti storici. Infatti, tutte le dominazioni storiche che ha avuto la città hanno lasciato un segno indelebile anche in quella che è la cucina tipica di questa città, che va dai piatti più classici a specialità enogastronomiche xibetane. Zuppa di cozze a Calascibetta, perché Calascibetta è al centro della Sicilia, è equidistante da tutti i tre mari, porta questo frutto del mare con i sapori e i profumi del centro Sicilia. Gli aromi che compongono questo piatto lo rendono speciale e Calascibetta ne ha l'esclusiva. Questo è un piatto exibetano, è uno sformato di melanzane con cavati al sugo e piacentino, servito su un letto di rucola e piacentino. Molto rinomato, non solo nella zona, ma in tutta la Sicilia, è il formaggio piacentino ennese DOP, uno storico formaggio siciliano. Formaggio tradizionale, fatto di latte ovino crudo, non si termizza né si pastorizza, e con degli ingredienti, diciamo, strettamente del luogo. Latte ovino crudo, zafferano prodotto in loco, un zafferano veramente ottimo, non ha un nome altisonante come tanti ce ne sono in Italia, ma a livello di analisi la crocina ce n'è abbastanza da essere considerato veramente eccezionale. Con pepe nero e con caglio degli agnelli del luogo. Quindi è un DOP, nel 2011 è stato riconosciuto DOP con il numero 1000, quindi per noi è stato veramente una cosa veramente simpatica, eccezionale e siamo rimasti contentissimi di questo. Lo sgrembiato è il dolce tipico di Calascibetta, è un dolce a base di mandorla, un semi torronato tagliato a forma romboidale. Storia, arte, cultura, eccellenze enogastronomiche. Tutte caratteristiche che rendono Calascibetta la meta ideale per trascorrere una giornata alla scoperta del cuore della Sicilia.